Seconda parte di Sport Puglia, adesso è il momento di parlare del Lecce. Un Lecce sconfitto, squadra in rodaggio e 6 assenze. Saranno sicuramente e probabilmente questi i motivi dell'inopinato stop in casa contro l'Andria. Dobbiamo dire una cosa, il Lecce viene da 4 anni di sofferenze e ricomincia un percorso con una nuova società, un nuovo allenatore, un nuovo direttore sportivo, con una rosa quasi completamente rifatta. È un Lecce sulla carta molto forte, ma guai a pensare di essere favorito nella corsa alla Serie B. È un Lecce che soprattutto ha ritrovato il suo pubblico, lo testimoniano i 6.681 abbonamenti sottoscritti, il triplo dell'anno scorso, pensate un po', grazie anche ad una intelligente politica di prezzi molto popolari che la società ha inteso intraprendere. E quindi al Via del Mare si respirava contro l'Andria un clima del tutto nuovo, entusiasmi ritrovati e anche cuori che battono nel vero senso della parola. Oltre 10.000 gli spettatori alla partita contro gli andriesi, il risultato però è stato negativo. Qui abbiamo il capitano del Lecce, Romeo Papini. Allora, Papini, guarda questo titolo che abbiamo mandato, dimmi se possiamo spiegare in qualche modo con la squadra in rodaggio e le 6 assenze questa prova non soddisfacente. Sicuramente tra le due, diciamo, più la squadra in rodaggio, perché non credo mai nella giustificazione delle assenze, insomma, non è una cosa in cui credo molto, perché le assenze durante la stagione ci sono sempre, alla prima, alla decima, alla trentesima ci sono sempre. La squadra in rodaggio sì, perché veniamo, insomma, da un calciomercato fatto da una nuova società che comunque è subentrata la vecchia società a inizi di luglio, e quindi molti dei giocatori sono arrivati alla spicciolata nella fine del mese di agosto, e quindi poi non c'è mai una regola nel calcio, no? Lo sappiamo bene, ma diciamo che gli equilibri però di una squadra si fanno chiaramente e si ottengono chiaramente giocando insieme, allenandosi insieme soprattutto, e quindi chiaramente la squadra in rodaggio ci vorrà un po' di tempo, ma speriamo che il tempo sia poco per arrivare a essere il vero Lecce. Siete stati molto più positivi nel secondo tempo che non nel primo, sarà stata anche una questione di modulo, visto che dopo le sostituzioni avete cambiato modulo? Ma sicuramente il 4-3-1-2, che è il modulo che abbiamo fatto nel primo tempo, è un modulo di un po' particolare come assimilazione, quello sì, però io credo che poi nel calcio la differenza la fa sempre l'atteggiamento che si ha in campo. Nel secondo tempo siamo entrati in campo con un atteggiamento diverso, assolutamente diverso, e potevamo ribaltare tranquillamente la partita, perché abbiamo avuto, insomma, le occasioni per riprenderla e anche per ribaltarla. Siamo stati comunque nella sconfitta che magari guardando il primo tempo in alcuni casi, insomma, può anche essere meritata, nel senso che il primo tempo ha fatto meglio sicuramente l'Andria, e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio noi, però siamo stati anche molto sfortunati, perché loro alle prime due occasioni hanno fatto gol e noi comunque abbiamo avuto le nostre occasioni e non siamo riusciti a ribaltarle. Ecco, Asta a fine partita era piuttosto contrariato, ha detto: abbiamo sbagliato tutto, in Serie C non si gioca di fioretto, e quindi ci vorrà un pronto riscatto. Adesso parleremo della gara naturalmente che incombe contro le vespe dello Juve Stabia. Oggi c'è stata una partita amichevole ad Otranto, avete vinto 2-0, insomma il risultato ovviamente è l'ultima cosa, ma ci sono molti giocatori, tra cui i Papini, che in questo momento si stanno allenando a parte. Sì, molti acciaccati, vedete. Sì, abbiamo fatto 2 giorni di allenamento a parte, un po' di giocatori, ma quello, voglio dire, sono cose che succedono, insomma, magari l'acciacco, la cosa, il campo che domenica comunque era un pochettino pesante, e essendo la prima partita da 90 minuti comunque, perché finora avevamo fatto solo amichevoli, magari qualcuno ne ha un po' risentito, anche l'aspetto, diciamo, dello sforzo, perché comunque il secondo tempo per recuperare il risultato abbiamo fatto uno sforzo sia fisico che mentale, comunque magari può essere tutta una serie di componenti, comunque sono tutti piccoli acciacchi. Ecco, oggi è stato soltanto per precauzione evitata l'amichevole a qualcuno di noi, e credo che saremo quasi tutti in campo, o quasi tutti disponibili comunque domenica.
Allora, si sono allenati a parte, giusto per completezza di informazione, Papini, De Feudis, Salvi, Cosenza, Liviero, Moscardelli, Suciu, Camisa e Lobue. Di questi soltanto Cosenza sicuramente non sarà della gara a Castellammare, mentre gli altri sono tutti in predicato di recupero. Romeo Papini, il Foggia ha perso a Pagani, te l'aspettavi? No, no, anche se le prime partite di campionato, proprio in virtù di quello che dicevamo prima, comunque di squadre comunque con giocatori nuovi, e soprattutto squadre magari ambiziose, però con giocatori nuovi in fase di assemblaggio, questi sono risultati che capitano spesso in tutte le categorie, non solo nella nostra. E la Juve Stabia che perde a Melfi? Anche questa è sicuramente una sconfitta, perché chiaramente sulla carta la Juve Stabia è più forte del Melfi, quindi, però come ti dicevo, insomma, è l'inizio campionato, sono risultati che purtroppo, come è successo anche per noi, succedono, e niente, dai, noi dobbiamo pensare fin da subito a trovare quell'organizzazione giusta e quel complesso di squadra che ci potrà permettere di fare una bella stagione. Vorrei coinvolgere solo per un attimo gli altri ospiti degli altri sport per sapere se hanno loro un'idea su questa sconfitta. Antonio Baglivo, questa sconfitta nasce da cosa? Da un rodaggio ancora in corso? Dalle assenze o cosa? O perché l'Andria ha giocato meglio e si è dimostrato più in palla, secondo te? Secondo me contribuiscono tutti e due i fattori. Insomma, chiaramente molto correttamente e sommessamente non l'ha ammesso Romeo, insomma, però anche le assenze influiscono. Insomma, sì. È chiaro che non può dire diversamente, perché insomma chi li sostituisce, insomma, certo. sono sempre atleti, insomma, degni anche di rispetto, no? E comunque secondo me le assenze hanno influito e non poco, e poi è chiaro che il rodaggio, quello, magari le squadre più piccole all'inizio sono ancora più pronte, perché anche la voglia, insomma, di poter primeggiare con una squadra più affermata all'inizio dei campionati, queste cose succedono, magari ai campionati inoltrato un pochettino più difficile, però all'inizio del campionato sono cose usuali. Vorrei sapere degli altri ospiti, per esempio Dennis Vergolini, un tifoso di calcio? Abbastanza. Tifoso dell'Udinese? Esatto. È tifoso dell'Udinese perché di Udine è Dennis Vergolini, quindi è un attributo. Però ormai è trapiantato nel Salento, quindi Lecce lo tratta un po' nelle sue... Sono stato tantissime volte a vederlo, dal 2005 ad oggi sono stato una quarantina di volte allo questa stadio. Questa sconfitta con l'Andria nasce da... Ma sicuramente prendiamo un esempio anche come nella Serie A, quello che è successo alla Juventus proprio contro l'Udinese, è una squadra che comunque, anche se non è di un campionato più piccolo, ma una grande squadra che esce da delle vittorie, comunque il calcio non ha regole, e quindi quando effettui dei cambiamenti nei giocatori bisogna trovare le sinergie, conoscersi, perché poi certi meccanismi diventano più automatici. Ma sicuramente poi le prime giornate possono e non possono fare testo, c'è davanti tantissime partite, può succedere di tutto, certo, dalla prima fino all'ultima di campionato. Io vedo un bel gruppo dopo quest'ultimo campionato che è trascorso, la società si è mossa sufficientemente bene col poco tempo che aveva. Una delle cose più forti che può avere Lecce è il suo tifo che ha intorno, che è una cosa molto molto bella. Adesso arriviamo. Sì. Tu giocavi a calcio, lo abbiamo detto in presentazione, e il pubblico era importante per te quando giocavi? Ti dava molta carica il pubblico? Abbastanza. Hai visto che pubblico ha ritrovato il Lecce? Allora, qui abbiamo ancora il titolo Lecce sconfitto, squadra in rodaggio e sei assenze. Giusto per chi non lo sapesse o non lo ricordasse, le assenze importanti erano quelle di Salvi, suo sodale di centrocampo, Dumbia, De Feudis, Cosenza, Diop e Beduschi. E quindi, insomma, come ha detto il nostro amico Denis, sicuramente avranno anche quelle, insomma, influito. L'ha detto Antonio Baglivo, che avranno sicuramente influito quelle assenze. Torniamo a noi. Adesso cambia il titolo, ritorna quello riguardante la Juve Stabia. Ho detto prima, ha perso 2-0 con doppietta di Cason, ha giocato con Russo, Cancellotti, Polak, Migliorini, Contessa, Nicastro, Obodo, Carlotta, Arcidiacono, Ripa e Gatto. Questa è la formazione delle Vespe nella gara persa contro il Melfi. L'allenatore è un salentino, Doc, stiamo parlando di Ciullo, che l'anno scorso allenava il Martina Franca e vinse
a Lecce e fate gli scongiuri naturalmente perché dovrete giocare nella Dana di Ciullo, che è un, tra l'altro è nato calcisticamente, lui da calciatore giocava nel Lecce, quindi immaginiamoci quanto ci tiene, no, dal suo canto anche a che il Lecce possa magari essere protagonista di questo campionato. Però lui è chiamato ad un ruolo importante perché la Juve Stabia è espressione calcistica di una città importantissima. Sì, quindi sì. Che partita vi aspettate a Castellammare? Ma io penso che, conoscendo anche il campo di Castellammare, che è un sintetico un po' di vecchia generazione, così sarà una vera e propria battaglia. Anzi, mi auguro anche che magari piova, anche così la palla andrà ancora più veloce e sarà ancora più battaglia. Sarà una partita difficile perché, venendo tutte e due da una sconfitta, tutte e due abbiamo grande voglia di rivalsa, loro giocheranno in casa, ma insomma noi, come ti dicevo prima, dobbiamo superare al più presto questa fase di rodaggio, di assemblaggio, e quindi dobbiamo assolutamente farci trovare pronti nella maniera giusta, sapendo che domenica sarà una partita sì di calcio, ma soprattutto sarà una battaglia. Senti, ma qui abbiamo scritto 4-4-2 perché sembra che il mister stia pensando di cambiare modulo per questa partita. Sì, per quanto riguarda il modulo, chiaramente io mi comporto da giocatore, quindi non è che il 4-4-2 è un modulo diverso dal 4-3-1-2, che è il modulo con cui siamo partiti domenica. È un modulo che, secondo me, con un'occupazione degli spazi in campo un pochettino più facile da adottare, certo, rispetto a quello che ti dicevo anche prima. Certo. E è chiaro che nel 4-4-2 ci aspettiamo, se giocheremo in questo modulo, sicuramente ci aspettiamo molto da tutte le parti, ma gli esterni, credo, di fascia d'attacco devono farci la differenza. Dovrebbero essere Carrozza e Subraco, dovrebbero essere gli esterni, dovrebbero essere. E qui però c'è anche un altro, c'è un punto interrogativo, come vedi, che parla della voglia di riscatto, no? Un pochino quello che ha detto Asta a fine partita con l'Andria, ha detto non si gioca di fioretto, qui ci vuole un cambiamento di mentalità, probabilmente, non lo so. Ma la voglia di riscatto è tanta, perché chiaramente abbiamo perso la prima partita davanti a tutti, a così tanti nostri tifosi, e giocando un primo tempo brutto, quindi rimane quell'amarezza dentro, quella rabbia che ti porti dietro, che poi te la trascini anche per giorni, no? E quindi diciamo che ci siamo in questa settimana, insomma io 2 giorni non mi sono allenato, ma ho visto i compagni allenarsi con diciamo molta energia, molta voglia, e speriamo di riuscire a trasferirla sul campo domenica, perché come ti dicevo ci vuole molta voglia domenica di riscatto, proprio perché sarà una battaglia. L'ultimo argomento affrontiamo col capitano Papini, quello che riguarda il pubblico. Guarda un po' Romeo, che meraviglia questo titolo, questa immagine, pubblico d'eccezione, i tifosi riscoprono l'amore per il Lecce. Allora, ti aspettavi sinceramente, tu sei stato protagonista della scorsa stagione nel Lecce, sei stato uno dei giocatori più validi della scorsa stagione, non per niente tu, Lepore, Salvi, Moscardelli siete rimasti a Lecce con la nuova società, e quindi sei testimone dell'ultima stagione con il pubblico che, diciamo, in alcuni momenti ha palesato molta delusione. Stagione ondivaga quella dell'anno scorso. Quest'anno c'è questa partenza di entusiasmi eccezionali. Sì, diciamo che io, è il mio terzo anno qui, quindi conoscevo, parte dal di fuori, ma conoscevo già il pubblico di Lecce, perché ricorderò, credo, per sempre comunque i 4.000 tifosi leccesi nella trasferta di Frosinone, la finale playoff di 2 anni fa, insomma, di ritorno, e l'applauso che ci hanno riservato alla fine di una partita comunque stremante, che ci ha visto soccombere all'ultimo minuto dei tempi supplementari, insomma. Però devo dire che dopo la scorsa stagione, comunque, che è stata una stagione invece purtroppo con tanti alti e bassi che non ci hanno permesso di raggiungere neanche l'obiettivo playoff, avevo notato comunque un po' di, è chiaro, un po' di, non dico di malumore, però la gente naturalmente ci è rimasta un po' male, così con l'arrivo della nuova società sicuramente si è un po' riaccesa la piazza. E cosa dire del pubblico leccese? Un pubblico stupendo, insomma, c'è poco da dire. Anche quando venivano in 3.000, 3.500,
lo scorso anno ci hanno sempre supportato. Ricordo partite in cui, diciamo, partite che abbiamo vinto in casa grazie a loro. Domenica sera ci hanno addirittura applaudito alla fine della partita, perché comunque hanno visto che nel secondo tempo abbiamo avuto una grande reazione, e quindi il pubblico, secondo me, sarà per noi il nostro 12° uomo quest'anno in campo, e sono convinto che ci darà una grande mano. Ecco, nei 3 anni a Lecce hai fatto 5 gol. Sì. 5 gol. Potresti aumentare la media, voglio dire, magari con i tiri, sì, da lontano, che ne so, sono più importanti. Come fa l'Epore, no? Come fa, sì, l'Epore? Sì, sì, sì. Tira a volte l'Epore. Non ho fatto anch'io un paio di tiri da lontano, non, sì, è che non l'ho fatti, però magari l'ho fatti 5 in 2 anni, speriamo di farli 5 in un anno. Ok, allora c'è una domanda anche da, sì, parte della nostra Selva. Prego, Selva. Allora, io ero molto scaramantica prima di iniziare una partita. Sì. Non so, tu cosa fai? Prima di una partita. Ma su questa domanda qui è una domanda un po' particolare, perché io sono il re della scaramanzia, quindi... Ah, ok, perfetto. Hai trovato un terreno fertile, Selva, veramente. Ma tanto fertile, sono talmente tante le cose che onestamente ascolto, per dire, nel tragitto, non so, dall'hotel allo stadio, sempre le stesse canzoni, poi quando arrivo allo stadio, dal momento in cui arrivo allo stadio finché il mister non dà la formazione, faccio sempre determinate cose, metto sempre un parastinco prima piuttosto che l'altro, cioè ho 200.000 di cose prima della partita, quindi ne dovrei dire talmente tante, stiamo qua fino a domani. Va bene? Non può dire... Cioè, no, nella storia del calcio ci sono dei rituali che non si possono neanche... dei rituali scaramantici che non si possono neanche dire in televisione, no, perché ci sono, è vero, bambini, cose incredibili. Uno Inzaghi addirittura, insospettabile, Pippo Inzaghi, rituale di Inzaghi, non si può dire censurabile, non lo diciamo. Allora, chiudiamo la parentesi su Lecce, adesso c'è uno stacco, sì, Selva, e torniamo tra poco con gli altri sport. Intanto possiamo anche salutare Papini, grazie per la sua presenza, in bocca al lupo, ripeto, mi raccomando, grande umiltà, grande impegno, perché quello che i tifosi poi vogliono da voi. Da grazie, voi. Grazie, greve il lupo, nome della squadra. Ok, ciao a Papini, e noi ci vediamo tra poco con gli altri sport.